Si promettono riforme e si massacrano gli apparati formativi. Ecco il grido di guerra di Pierluigi Bersani, che parla a Napoli battezzando il primo di 12 incontri che il Partito Democratico terrà in varie città, proprio sul tema dell'università. Il PD riparte dai territori, riparte dai problemi seri, l'università forma, ricordiamo anche la classe dirigente del futuro. Sì, abbiamo scelto di scegliere i problemi principali, di trovare proposte nuove, andando a contatto con i protagonisti, con la realtà, così costruiremo il nostro progetto per l'Italia. L'università è un punto numero uno, come lei diceva, faremo 12 tappe nelle principali università italiane. E abbiamo voluto partire da Napoli e dal sud perché ci si rendesse, si desse insomma il segno anche simbolicamente del fatto che proposte di riforma per tutto il paese possono partire da qua, possono partire dal mezzogiorno. La politica molte volte è cronaca dei fatti, noi invece vogliamo investire sulle cose migliori. La forza di questa regione, di 200.000 ragazzi che studiano, di 7 università che sono di qualità, è appunto dare forza a quello che è l'investimento per il futuro. Siamo in una fase di crisi economica, siamo in una fase di grande emigrazione, noi dobbiamo puntare su una nuova classe dirigente. Le università, purtroppo visti anche i tagli del governo di centrodestra, devono diventare un investimento. Si riparte da Napoli, che è sede di una prestigiosa università, una delle 7 università campane. Si riparte, come dice lei, dai temi, dalle questioni che poi riguardano la vita del nostro paese, delle nostre famiglie, delle nostre imprese, e si riparte da un terreno delicato che è quello della formazione, della cultura, dell'università, della ricerca, uno di quei temi che questo governo nazionale ha affrontato liquidandolo con l'applicazione dei decreti Gelmini, togliendo risorse all'università e alla ricerca, togliendo risorse importanti per tanti giovani ricercatori di questo nostro mezzogiorno e di questo paese, e togliendo probabilmente una quota di futuro al nostro paese. Un PD che riparte dai territori con un tema importantissimo che è quello dell'università, della cultura, molto sentito in queste realtà, diciamo che è il settore che prepara la classe dirigente del futuro. Ma direi che è un tema assolutamente essenziale sia per il futuro dei ragazzi, perché soltanto attraverso un'alta qualificazione culturale e professionale possiamo sperare che i nostri ragazzi abbiano un futuro, e sia per il territorio, perché a un certo punto lo stesso è vero anche a livello di territorio: se noi avremo dei tecnici, delle persone capaci di ragionare con profondità culturale, il territorio andrà avanti. Quindi una bella iniziativa e appunto direi un punto di partenza ottimale.